La Coppa del Mondo Boulder a Monaco di Baviera di Lida Stavanger in Norvegia, i mondiali giovanili di arrampicata sportiva ad Arco, il duello, sfida finale dei mondiali per l'assegnazione del Rockmaster. E allora subito a Monaco di Baviera per il Boulder Coppa del Mondo torna la rubrica Kerai Sport in collaborazione con la Federazione Italiana di Arrampicata Sportiva. Dedica al mondo del climbing, la nostra carrellata parte dunque dalla Germania per una prova molto molto sentita, Coppa del Mondo di Boulder. Qua la presentazione degli atleti, eccoli qua, i sei maschi e le sei donne che affronteranno la finale di questa prova di Boulder. Il Boulder consiste nell'arrampicare fino ad un massimo di 4-5 metri per risolvere particolari sequenze di movimenti concatenati e dinamici, in genere pochi ma estremamente difficoltosi. Allora subito con la prova al femminile, Megan Mascarenhas, l'abbiamo vista impegnata, qui siamo già sulla inglese, la britannica Shauna Coxey, 22enne, seconda nel World Ranking, una stagione davvero importante questo 2015 per la Coxey. Eccola qua impegnata a risolvere il proprio problema, il proprio blocco. Grande tifo sotto la parete a Monaco di Baviera per Shauna Coxey di Runcorn, Inghilterra, 22enne, che va a raggiungere il top, lo prende con una mano, poi con due, il tifo davvero scatenato qui in Germania. Sorriso largo per questa ragazza. E allora qui siamo invece su Fanny Gibert, 22enne parigina per la Francia, dorsale numero 13 per lei, per la ragazza francese che anche sta per arrivare al top. Eccola inquadrata anche per lei, dunque chiama il tifo la Gibert e torna poi sul materassone posto ai piedi della parete di Boulder. Gara davvero molto emozionante al femminile, ma andiamo subito con Alexei Ruptsov, Russia, andiamo subito con la gara al maschile. Ricordiamo che quest'anno tra l'altro Stefan Scarperi, il nostro atleta di Appiano in provincia di Bolzano, ci ha regalato una bella emozione in apertura di stagione per quanto concerne il Boulder. Ha conquistato infatti un ottimo bronzo in questa specialità ai campionati europei andati in scena in Austria, ad Innsbruck per la precisione. Di questo abbiamo già parlato proprio nella nostra prima puntata del Climbing Magazine. Intanto qui chiude il blocco Alexei Ruptsov, Russia, 27enne di Mosca, eccolo qui, riceve gli applausi del foltissimo pubblico sotto i blocchi. Qui ritorniamo sulla Coxey, ancora Shauna Coxey, ancora sulla gara femminile, eccolo qui anche l'ausilio della grafica che ci ricorda che impegnata sul blocco, impegnata sulla parete, c'è proprio la britannica, 22enne, dicevamo per lei stagione da incorniciare per quanto riguarda la ragazza che in Coppa del Mondo Boulder nella classifica generale è seconda con 332 punti alle spalle di Akio Noguchi, la giapponese. Ancora chiusura del blocco per la ragazza britannica, per la Coxey. E qui siamo di nuovo su Ruptsov, va a chiudere ancora un blocco, va a risolvere ancora un problema, il 27enne di Mosca, grande grinta, determinazione di questo russo che si inchina davanti al pubblico di Monaco. Allora la Coxey si aggiudica questa prova davanti a Fanny Gibert e a Megan Mascarenhas, Stati Uniti, questo il podio. Shauna Coxey, eccola qui inquadrata, 22enne. Per lei dunque vittoria in questa prova di Coppa del Mondo, vittoria anche per Alexei Ruptsov davanti a Martin Stranik, ceco, e John Yongvon, Corea del Sud. Eccolo qua il russo, la soddisfazione per quanto riguarda Alexei Ruptsov davanti a Stranik, a John e poi via via tutti gli altri in Coppa del Mondo Boulder generale al maschile. John però guida con 292 punti davanti al tedesco Jan Hoyer, 264, e Adamonda con 259. Ora la classifica al femminile che ha visto vincere dunque la ragazza britannica Shauna Coxey davanti a Fanny Gibert e Megan Mascarenhas. Eccola qua la classifica e lo ricordiamo ancora in Coppa guida Noguchi con 395 punti, Giappone, poi Coxey 335
62 e poi Nonaka, l'altro giapponese, 2,76. Megan Mascarenhas a 165 punti è quinta. Ed ora lasciamo il boulder per andare a parlare di lead per trasferirci fra pochissimo in Norvegia, dove si è svolta altra prova di Coppa del Mondo, appunto, di lead. Norvegia dunque, contea di Rogaland, questa cittadina Stavanger è situata nella parte occidentale del paese, nella zona meridionale della regione dei fiordi. La città stessa è situata in riva a un fiordo che sbocca verso est nel mare di Norvegia. Il clima è influenzato dal mare ed è piuttosto ventoso, vento che potrebbe anche in qualche modo disturbare la prova degli atleti, atleti che stanno entrando a controllare la via. Ci ha raggiunti anche Angelo Senici, direttore tecnico dei mondiali e del Rockmaster, mondiali giovanili che sono appena andati in scena ad Arco in Trentino. Parleremo intanto di lead e di prova di Coppa del Mondo con lui e poi ovviamente dei mondiali. Ben trovato Angelo. Buongiorno a tutti. Ciao. Allora, Jessica Pilz, Austria subito impegnata, una delle atlete più in forma quest'anno. Jessica Pilz che era anche ai mondiali giovanili, Angelo. È sicuramente una delle nuove promesse del climbing mondiale. Lei gareggerà nei mondiali giovanili, ma è un anno che gareggia anche nella senior e in testa. Anneke Verhoeven, altra atleta davvero molto molto interessante, 19enne belga, anche lei ha fatto davvero molto molto bene ai mondiali, categoria juniores, è andata ad aggiudicarsi il titolo proprio nella lead e quest'anno per lei è una stagione davvero di consacrazione, Angelo. Difatti anche Anak è una delle atlete della lead al top, ricordiamo che i suoi risultati nelle ultime gare di Coppa del Mondo, e per questo motivo è stata tra l'altro invitata anche a Rockmaster 2 assieme a Jessica Pilz, una delle pochissime giovani, giovanissime ad essere invitata in questa gara dei top del mondo. E qui siamo su Mina Markovic, slovena, campionessa europea in carica, titolo vinto a Chamonix davanti alla Garbrett, la connazionale, dunque due slovene sul tetto del mondo per quanto riguarda la lead, sul tetto d'Europa per la precisione. Lei è anche riuscita a vincere il Rockmaster, no Angelo, nel 2013, atleta davvero completa. Beh, Mina è una delle atlete, diciamo, storiche della nazionale slovena, assieme a Maja Vidmar, e quindi porta avanti questa grande tradizione della nazionale della Slovenia, che peraltro vede alle spalle delle atlete fortissime anche tra le giovanissime. E intanto grande lancio per Mina Markovic, che va verso il top, va ad aggiudicarsi questa gara di Coppa del Mondo di lead. Lei che è riuscita a vincere la Coppa del Mondo generale nel 2012, non tiene il top però lo sfiora, è lei che va più in alto di tutti, dunque Markovic prima davanti alla Jessica Pilz Austria e poi Anneke Verhoeven per quanto riguarda il Belgio. Qui invece siamo, Angelo, sul nostro Francesco Vettorata, due gli italiani che sono entrati nella finale qui in Norvegia, davvero un bel risultato. Tu sei anche consigliere Fasi della federazione di arrampicata, davvero insomma un risultato importante per gli azzurri. Beh, questa gara di Coppa del Mondo a Stavanger, prima vediamo due atleti in finale, penso che sia Francesco che Stefano se lo siano meritato. Eccolo qua Stefano. Stefano è una dei top, Stefano lo conoscono in tanti anche perché ha avuto delle apparizioni diciamo mediatiche fuori dal circuito della Coppa in queste in America, quindi lui è uno dei beniamini del pubblico italiano. Alle sue spalle il nostro Francesco, che aggiudicandosi questo sesto posto sicuramente ha dato un bel segnale per il futuro. C'è una squadra, ci sono due ragazzi che fanno una squadra nella lita. Sì, e tra l'altro era da tanto, qui siamo su Sua Maestà Adam Ondra, campione del mondo in carica della lead, cioè questa specialità con corda e moschettoni, qua va proprio a moschettonare il ceco, nato nel 1993 a Brno in Repubblica Ceca appunto, e anche campione in carica del boulder, titoli vinti nel 2014 entrambi, quindi insomma davvero sempre in gran forma Adam Ondra. Dicevamo però era da tanto tempo che due azzurri non entravano in finale, se non erro dal 2008 in due a giocarsi la finale di lead in una prova di Coppa del Mondo, quindi insomma segnali confortanti per gli azzurri. Intanto va giù Adam Ondra. Sì, peraltro Stefano è sempre in finale, quasi sempre in finale, gli manca solo il podio, forse il gradino più alto del podio in questa stagione, e quindi lasciamo per sperare per le prossime gare, vedremo poi a Rockmaster.
Qui invece il ragazzo più in forma del momento per quanto riguarda la lead della Coppa del Mondo, Gauthier Super, il francese, davvero in gran spolvero e davvero un ragazzo che quest'anno ha trovato il bandolo della matassa, è riuscito davvero a salire già un paio di volte sul primo, sul gradino più alto del podio e a centrale il primo posto in Coppa del Mondo, e anche qui si è comportato e si sta comportando davvero molto bene in Norvegia questo altro francese, Romain Desgrange. Quindi Francia sugli scudi sicuramente nella lead quest'anno, Angelo. Francia sta tornando di nuovo alla Francia che era, la squadra francese, soprattutto con Gauthier che ha grande continuità sul podio, e a Romain è anche lui da qualche anno tra i primi della, in Coppa del Mondo. Però Gauthier quest'anno è stata veramente una spolverata, perché penso che siano state contestate due o tre le gare di Coppa del Mondo che si è giudicato con questa. A questo punto, visto dove è arrivato Desgrange, il connazionale, sono tre qui il podio. Dunque al femminile vince Mina Markovic davanti a Jessica Pilz, l'austriaca, e poi Anak Verhoeven, eccolo qua il podio. E al maschile, dunque, Gauthier Super va a vincere con Adam Ondra e poi Desgrange. Ma sentiamo l'intervista a Vettorata. Sono davvero contento per questa prima finale qua, è stata veramente una bella esperienza. In più l'essere in due gli italiani con Stefano è stato un po' un'impresa per noi, perché era da molto tempo, credo dal 2008 almeno, che due italiani non entravano insieme in finale. Abbiamo anche raggiunto un buon risultato, per cui siamo molto soddisfatti insomma di questa prova. Queste dunque le parole di Francesco Vettorata, alla fine ha chiuso sesto, quinto invece Stefano Ghisolfi qui in Norvegia. In classifica generale di Coppa del Mondo Lead, Gauthier Super è primo, 302 punti, qui intanto la classifica di questa tappa di Coppa del Mondo con Super, Ondra, Desgrange e appunto i nostri due azzurri, quinto e sesto. In classifica generale Super primo, 302 punti, Desgrange secondo, 260, Adam Ondra è terzo, 258, Ghisolfi settimo, 175 punti, Vettorata 17esimo, 63 punti. Per quanto riguarda le ragazze, qui a Stavanger in Norvegia ha vinto la Markovic, abbiamo detto, davanti alla Pilz e alla Verhoeven. In classifica generale Markovic prima, 340 punti, Pilz seconda, 290, Jane Kim 234 e terza, Verhoeven quarta, 225, Jenny Lavard 25esima, 32 punti, 27esima la nostra Claudia Ghisolfi a 24 in classifica generale. Allora, archiviate le due tappe di Coppa del Mondo Boulder e Lead rispettivamente in Baviera, Germania e in Norvegia, ora ci trasferiamo, armi e bagagli, in quel di Arco, zona del Lago di Garda, per seguire nel dettaglio i 23esimi mondiali giovanili di arrampicata sportiva, che per la prima volta hanno fatto tappa in Trentino dopo che il Trentino e Arco avevano ospitato nel 2011 i mondiali Elite per quanto riguarda l'arrampicata sportiva. Allora, chiusura dell'appuntamento ridato, a far calare il sipario poi sulle 10 giorni di grande arrampicata sportiva è stato il duello che quest'anno regalava anche il trofeo dei desideri, l'ambito Rockmaster, appuntamento tra i più apprezzati a livello internazionale per quanto riguarda il climbing. Allora Angelo, qui siamo sul tuo, direttore tecnico di questi mondiali, giornate davvero molto molto intense, 10 giorni, dicevo, di arrampicata intensissima. Sì, 10 giorni, 9 giorni in realtà di gare, poi però erano 9 giorni che dalla mattina alla sera, dalle 8 di mattina fino alle 10 di sera, ci siamo visti impegnati sempre. Ti vedo ancora un po' provato, infatti. Sono ancora un po' provato, ma è stata una grande soddisfazione, perché il risultato è stato, al di là di qualsiasi aspettativa, è stato quello che dicono, ci dicono in tanti, eccellente. Allora, intanto qua siamo sulla gara Boulder Under 16 femminile, Yelena Krasovskaya, Russia, e poi Margot Hay, Stati Uniti. Per quanto riguarda invece l'Hay Under 18, Boulder però che regalava nella storia i primi titoli mondiali, perché non era mai successo, prima c'erano solo le due discipline storiche, la speed, la velocità, e la lead, la difficoltà. Dal 2015 anche il Boulder regalerà, dunque regala titoli mondiali a livello giovanile, no? Sì, per la prima volta il Boulder è stato introdotto nel campionato del mondo giovanile e ci siamo trovati 450 atleti registrati, quindi un record assoluto,
pensiamo che questo mondiale ha avuto 450 atleti nel boulder, 450 nella lead e 250 nella speed. Numeri mai visti in nessun campionato del mondo giovanile e in nessuna gara d'arrampicata nella storia di questo sport. E attenzione qui, allora siamo under 18 sempre, abbiamo già visto Margot High impegnata, la statunitense, qui in primo piano abbiamo invece la nostra Asia Gollo che ha fatto una gran gara qui a Darco, poi sullo sfondo la Lucan, la slovena, e anche lei impegnata nella prova under 16, diciamo sulla sinistra si sta svolgendo la prova Youth B under 16, sulla destra dei vostri teleschermi, gentili telespettatori, la prova delle under 18, e l'Asia Gollo davvero ha fatto molto molto bene, no Angelo? Sì, Asia comunque è una delle promesse italiane del climbing futuro, qui ha dimostrato bene, poi vedremo quante medaglie ha portato a casa, ma Asia veramente è stata l'atleta top di questi mondiali nella parte femminile, diciamo boulder. Eccola qua che va a risolvere il suo problema, questo blocco, uno dei blocchi di finale. Gollo va al top, alla fine allora la Asia Gollo porterà a casa uno splendido bronzo. Per quanto riguarda i colori italiani, seconda Margot Hayes a vincere la gara sarà invece Yania Garnbret, eccola qua, canotta rossa, numero di dorsale 61, impegnata nella gara under 18. Dall'altra parte il fenomeno di questi campionati del mondo, Ashima Shiraishi, oro tra le under 16, e davvero ha fatto una garona davanti a Yelena Krasovskaya, la russa, che è arrivata invece seconda, la Shiraishi, eccola qui impegnata, davvero un fenomeno, una predestinata 14enne di New York, fortissima, ha lasciato tutti a bocca aperta, Angelo. Fortissima anche perché comunque infatti, ha fatto il top ovunque, ha spiazzato anche i tracciatori a questo punto, lo sapevamo prima che questa era la stella del climbing nascente, anche perché i suoi risultati sulla roccia naturale è accreditata ai 9A, quindi 9A più addirittura. Più addirittura, mi ero dimenticato il più. E non è poca cosa. Eccola qua la nostra Gollo, terza dunque, no? Tra le under 18, medaglia di bronzo, Garnbret High invece argento, Garnbret ha conquistato l'oro nelle under 18, abbiamo visto allora Ashima Shiraishi e poi seconda la Krasovskaya Russia e terza Vita Lucan la slovena. Qui siamo invece under 16 boulder maschile, grandissime soddisfazioni, Philip Schenk gardenese, eccolo qua, 15enne, va a prendersi il titolo mondiale, davvero una giornata storica e bella, Angelo. Ha portato a casa il primo titolo mondiale boulder nella sua regione, quindi questo ragazzo penso che è simpaticissimo, è diventato il beniamino di tutte le ragazze e ragazzine che c'erano al Cambia Stadium, quindi diciamo il suo sorriso ha ammagliato tutti, anche la sua grande capacità, poi lo vedremo anche nella lead. Impegnato anche nella lead dove ha fatto molto molto bene, qui va a chiudere il suo blocco e qua siamo su David Piccolo-Ruaz che ha chiuso la finale boulder, è entrato in finale e ha chiuso in quinta posizione questa finale boulder, però Piccolo-Ruaz ha portato a casa la medaglia d'oro nella combinata, no Angelo? Quindi anche qua soddisfazioni. Grande soddisfazione perché comunque un atleta da portare a casa la medaglia d'oro nella combinata in un mondiale che per 9 giorni l'ha visto impegnato di fatto tutti i giorni, perché per riuscire a portare a casa la medaglia d'oro gareggiare veramente in tutte le giornate di gara, tra le qualificazioni fino alla finale c'è voluta una veramente forza d'animo e resistenza incredibile. David Piccolo-Ruaz lo abbiamo visto, fratello di Michael, anche lui boulderista molto molto forte, qui siamo su Dohi giapponese, secondo tagli under 16 alle spalle del nostro Philip Schenk, dunque eccolo qua il nipponico impegnato sui blocchi di questa prima finale boulder ai mondiali giovanili, che regalava titoli ridati, non era mai successo, ancora una volta apripista, no? Arco in tante cose per quanto riguarda il climbing, anche in questa. Qui intanto ancora Philip Schenk, se vogliamo commentarlo, no Angelo, in un altro dei suoi problemi, lui ha chiuso 3 dei 4 blocchi di finale, questo dobbiamo dirlo, quindi insomma sicuramente vincitore con grande merito, senza problemi, staccati tutti gli altri. Di fatto prima di concludere la gara aveva già vinto, già il pubblico ha risultato prima dell'ultimo blocco, perché era chiaro che nessuno l'avrebbe più raggiunto,
si è messo in tasca la vittoria nei primi due blocchi sicuramente. Applausi meritatissimi per il nostro ragazzo Philip Schenk, oro Dohi, argento Giappone e poi Frank Chart, il belga terzo, quinto Pico Ruaz. Vediamo di fatti che Philip ha fatto tre top contro il secondo che ne ha fatto uno. Allora sentiamo Franco Giannelli, direttore sportivo della Nazionale, in questo servizio l'abbiamo incontrato e intervistato. Il 2015 degli azzurri dell'arrampicata giovanile italiana ruotava tutto intorno ai mondiali di arco e dunque tutta la stagione ha assunto un sapore ed un significato particolari in funzione proprio di questo evento. Una grande soddisfazione, diciamo che onestamente oltre le attese. La concorrenza è tantissima ormai da tutti i paesi del mondo in tutte e tre le specialità dell'arrampicata. Assolutamente sì, abbiamo una nazionale statunitense fortissima, abbiamo gli asiatici che sono in grandissima crescita e abbiamo tutte le nazioni europee storiche che comunque hanno un livello veramente molto alto. Gli obiettivi principali: far crescere il livello medio degli atleti e creare un gruppo in cui ognuno sia di stimolo per gli altri, sono stati sicuramente raggiunti. Vuol dire che c'è un vivaio che sta crescendo e sta portando giovani in grandi numeri, quindi c'è un grandissimo ricambio. E questo nel boulder, altrettanto nella difficoltà, possiamo divertirci anche nella speed. Chiaro che quello di arco era per noi l'appuntamento cruciale di tutto questo quadriennio. E abbiamo lavorato negli ultimi due anni creando un gruppo con numerosi raduni, cercando di specializzare i ragazzi nelle singole discipline e devo dire che i risultati si sono visti sia dal punto di vista qualitativo in questa gara, ma anche quest'anno nelle varie Coppe Europa dove abbiamo raccolto successi importanti. Quando abbiamo i riconoscimenti di essere una nazione pericolosa da parte della Francia, da parte dell'Austria, eccetera, vuol dire che abbiamo fatto un passo avanti decisivo. Insomma, si sta costruendo per il futuro, per il ricambio e per provare a garantirsi risultati a medio-lungo termine, perché in età giovanile anche chi oggi arriva decimo può essere campione del mondo di domani, tanto più in una disciplina recente come il climbing. Stiamo diventando, e questo è il nostro sforzo più importante, stiamo diventando uno sport che ha possibilità di essere vissuto anche come passione, ma che è uno sport con pari dignità di tutti gli altri. Sì, è uno sport giovane, bisogna investire, bisogna lavorare. Ovviamente sì, però uno sport che, come credo che sappiano tutti quelli che ci girano intorno, ormai ambisce anche al massimo riconoscimento che sono i giochi olimpici e questi ragazzi potrebbero veramente ben figurare. In ogni caso, risultati o meno, per tutti i giovani arrampicatori indossare la maglia della nazionale, rappresentare tutto il movimento, è stato sicuramente un grande premio. Allora Angelo, abbiamo sentito anche le parole di Franco Giannelli, direttore sportivo, no, della nostra nazionale giovanile, nazionale che ha portato a casa 10 medaglie totali, 3 d'oro, una d'argento e 6 di bronzo, alcune le abbiamo già viste, l'altra d'oro, andiamo a vederla adesso nella speed, no? Sì, infatti io devo dire che hanno fatto un grandissimo lavoro, soprattutto in termini di gruppo. Il fatto che siano mancate alcuni degli atleti che ci si aspettava, beh, qui vediamo la Dallabrida, Elisabetta Dallabrida, poi concludiamo anche questo ragionamento. Quindicenne di mezzo corona in Trentino va a vincere questo titolo mondiale contro Karina Gardieva, la russa a sinistra, che è incappata in un paio di errori, l'ultimo fatale, la Elisabetta Dallabrida, gruppo Rocciatori Piazza, è riuscita alla fine a chiudere e a conquistare una medaglia d'oro, forse anche insperata, ma davvero molto molto bella in casa, no, davanti ai propri tifosi. Angelo. Ma a detta di lei stessa la medaglia d'oro non si aspettava assolutamente, anche perché non aveva magari un palmarès così ricco nello speed come altri atleti, eppure questo capita spesso nei mondiali e anche negli altri sport, qualche outsider dimostra qui, e speriamo che sia sicuramente un viatico per il futuro per Elisabetta di avere un futuro nello speed climbing. L'abbraccio l'avete visto con la Karina Gardieva, la russa che si deve accontentare dell'argento, la grande gioia per questo terzo oro ai mondiali giovanili di arco, conquistato da Elisabetta Dallabrida, il primo quello di Philip Schenk sul boulder e poi anche David Pico Ruaz nella combinata. Qui Leonardo Sandrin contro Gabriele Randi, a destra Randi, a sinistra Sandrin, Randi poi
commette un errore, Sandrin va verso il bronzo, perché questa era la finalina, terzo, quarto posto, under 16, tutta italiana, no Angelo? Sì, anche questo è bello, vuol dire che abbiamo provato due atleti a ridosso del podio, uno ci è salito. La cosa secondo me interessante è che abbiamo visto tanti atleti che forse qualcuno non si aspettava, forse nessuno si aspettava a salire sul podio, altri che magari ci aspettavamo avere il risultato della vita, magari sono rimasti a un passo dal podio, ma questo dimostra che c'è una squadra ricca, una squadra che ha un futuro davanti e tutto il lavoro grosso che la federazione ha fatto in questi due anni per preparare, grazie anche a Franco e a tutto il team che l'ha seguito la squadra. Chi è rimasto ai piedi del podio? Gianluca Zodda, che vediamo qui nella finalina, terzo quarto posto contro Rudaski, Russia, per un soffio, bravo comunque Zodda, under 18, si deve accontentare del quarto posto, dicevi, ai piedi del podio, purtroppo però insomma si è difeso bene Zodda, no? Sì, abbiamo avuto tanti atleti fortissimi ai piedi del podio, purtroppo, ma proprio ai piedi piedi. Anche qui, Alessandro Santoni, che davvero giocava in casa, lui che è di Drò, attaccato, centro attaccato ad arco, confina con arco, confina con il Climbing Stadium di Pravi, che si è anche lui dovuto accontentare del quarto posto nella finale contro il russo Diatskov, che va senza problemi primo, è partito più lento e poi si è anche impiantato a un certo punto Alessandro Santoni. Sì, ma d'altronde nello speed si gioca talmente in talmente pochi secondi che qualsiasi micro errore, ma veramente micro errore, può compromettere il risultato, e essere arrivati al quarto posto è già un risultato. Bravo comunque Santoni. Sì, ed è stato anche, ha avuto anche risultati buoni in Coppa del Mondo Senior, quindi insomma sicuramente un atleta da tenere d'occhio. Eccolo qua, il replay, Santoni si deve accontentare del quarto posto. Qui c'è il podio, la premiazione, Elisabetta Dalla Brida davanti alla Garieva e poi la Krasovskaya. E quindi poi c'è il podio al maschile, ma noi abbiamo invece intervistato e incontrato uno che di speed ne sa qualcosa, Leonardo Gontero. Mondiali giovanili, che passione, anche per chi li ha vinti come Leonardo Gontero, primo italiano a conquistare un oro nella speed nel 2009 a Valence, Francia. Sei anni dopo, con molta umiltà pur di esserci, il 21enne ragazzo della Val di Susa si è messo a disposizione dell'organizzazione come volontario per pulire le prese. Mi sembrava una bella cosa seguire i mondiali un po' più da vicino che da spettatore. Ma non ti annoia pulire i blocchi? No, è divertente quasi, ti passa anche il tempo. Non hai tempo per arrampicare, per allenarti però? No, mi alleno tra i turni di volontariato. Quindi giornate intense di arrampicata sportiva? Sì. Dalla mattina alla sera? Oh, sì, dalla mattina alla notte pure, perché qua a volte finiamo anche le 9, le 10. Ad arco poi Gontero è particolarmente legato, anche perché qui si è aggiudicato, anche in questo caso primo ed unico atleta azzurro ad esserci riuscito, la prova di Coppa del Mondo Speed nel 2012. Non è che ci vince una nuova tappa di Coppa del Mondo di Speed? Non lo so ancora, dipende dagli allenamenti e da un po' di cose. Diventa sempre più dura anche nella velocità, eh? Beh sì, ovviamente. Grande concorrente. Da tutto il mondo adesso, sta uscendo anche Stati Uniti e Canada, quindi non sono più Russia e Cina adesso. E qui passiamo alla lead, ma ancora due parole, no, su Leo Gontero, campione del mondo giovanile 2009 nella speed a Valence in Francia, che si mette a disposizione al comitato organizzatore perché ormai è troppo vecchio, tra virgolette, per fare i mondiali giovanili, però lì a pulire le prese, tanti volontari da tutto il mondo, no? Anche allora, questa è una cosa molto bella, Angelo. Bellissima, devo dire che il team di volontari che si è creato, abbiamo fatto questa call per i volontari da tutto il mondo, c'erano 12 nazioni, 50 volontari da 12 nazioni che hanno creato un gruppo affiatatissimo e che sono stati veramente, direi, appassionati e professionali. Questo è sicuramente importante, qui intanto siamo su Pietro Biagini per quanto riguarda i risultati nella lead. Allora, Stefano Carneti nella lead under 18 ha portato a casa una medaglia d'argento, poi tante medaglie di bronzo, tra queste medaglie quella di Pietro Biagini, genovese, che nella lead under 16 ha chiuso terzo, no Angelo? Sicuramente questi due atleti sono quello che dicevamo prima, sono lo zoccolo duro della nostra nazionale, che sono sempre lì, hanno mancato il podio per un soffio. Pensiamo che il livello è altissimo, quindi si scontravano con star mondiali di cui
Shank ritorna, anche Filippa è arrivato a un passo dal podio. Anche lui è un passo dal podio, lui che ha conquistato il titolo mondiale boulder si deve accontentare questa volta del quarto posto nella lead dietro a Pietro Biagini, comunque un italiano terzo e quarto, niente male. Qui siamo su Sam Avezou, Francia, che è andato invece a vincere questa prova under 16 di lead, ha chiuso per primo davanti Harold Peters, belga, e appunto il nostro Pietro Biagini, terzo e bronzo, e Philippe Schenk, quarto. Dall'altra, Laura Rogora, che anche lei è andata a prendersi un terzo posto nell'Under 16, la romana, qui torniamo sul fenomeno Ashima Shiraishi, che è andata a vincere quella gara in cui la Rogora è arrivata terza, ma un bronzo che a questo punto assume ancora più importanza. Guardate come si è spostata in questo momento Ashima Shiraishi, davvero un fenomeno. Nessuno, cioè in questo momento, in questa categoria, nessuno può competere con lei. Ho paura che se la iscrivevi al duello, visto lo stato di forma, non so se la Giannico andava a vincere il duello, Adesso non so nel duello come funzioni, perché il duello è tanta tattica, tanta capacità, certo, e qua va al top. Abbiamo visto un'Ondra fare delle cose incredibili nel duello proprio per la sua... Ne parleremo poi più avanti, no? E qua Ashima Shiraishi prima davanti a Mia Krampl, slovena, e poi la nostra Laura Rogora da Roma, che aveva già fatto benissimo nel Arco Rock Junior, se non erro, nel 2014. Laura, quindi, insomma, sicuramente una che Arco si trova bene, no? È di casa spesso e volentieri, abita a Roma, ma la vediamo spessissimo ad Arco. Eccola qua la classifica under 16 con il nostro Biagini terzo e Schenk quarto, Peters il belga secondo, Avezou il francese va a prendersi alla presa 45 il titolo mondiale under 16 Youth B. Per quanto riguarda le ragazze invece abbiamo detto Ashima Shiraishi, Stati Uniti, che ha chiuso al top, Mia Krampl, la slovena, e poi terzo posto invece per la romana, Laura Rogora, che si è davvero ben comportata in questi mondiali qui ad Arco, mondiali giovanili di arrampicata sportiva, una 10 giorni è davvero molto molto intenso. Eccola qua la classifica con la nostra Rogora che arriva fino alla presa 41 più, Krampl 43 più, al top invece Ashima Shiraishi, 14enne newyorkese, capace davvero di frantumare già numerosi record del mondo, compreso il fatto che a 13 anni ha scalato per prima, mai nessun uomo né donna c'era riuscito, un 9A più in Spagna, quindi giù cappello per questa ragazzina, qui il folto pubblico di Arco. E torniamo su Asiagollo per quanto riguarda invece l'Under 18, la finale Under 18 di lead, no Angelo? Ancora Asia in gara, diciamo che cerca di stare, insomma, correva per la combinata, quindi era obbligatorio questo qui. Ricordiamo che anche lei ha fatto 9 giorni di competizione, come dicevamo prima, e sono stati veramente importanti e pesanti per tutti, immagino anche per gli atleti, con questa tensione continua di fare risultato attraverso qualificazioni, semifinali, finali. È certo, sì, poi la stanchezza si fa anche sentire, anche perché la lead chiudeva, no, questo lungo programma dei mondiali giovanili, a chiudere tutto il duello, come abbiamo già detto, ma la lead per quanto riguarda i mondiali giovanili, alla fine Asiagollo comunque quarta, arriva fino alla presa 40 più nella gara vinta da un altro fenomeno, Janja Gambret, slovena, che è arrivata fino al top, poi la vedremo, Margot High, Stati Uniti 44 più, la presa raggiunta dalla americana, che abbiamo visto ha fatto bene anche tra le under 18 sui blocchi nel boulder, e terza la giapponese Tajima alla presa 41 più. Qui ancora la nostra Asiagollo, nella finale è entrata anche Ilaria Scolaris, altra italiana che poi ha chiuso settima. Però un bel settimo posto per Ilaria, e io ricorderei la Gamper, perché tutti abbiamo focalizzato l'attenzione su questa Shiraishi, perché è arrivata anche molto mediatizzata alla gara, ma la Gampert si è portata a casa anche lei due ori. Assolutamente, sia nel boulder sia nella lead. E faccio da top anche lei. Gambret, vice campionessa europea di lead a Chamonix, alle spalle della connazionale, come abbiamo ricordato in apertura di questo nostro climbing magazine, Mina Markovic. Gambret, che ha dimostrato davvero di essere in gran forma, saranno sfide interessanti più avanti, quelle tra la Gambret e la Shiraishi sicuramente. Qua intanto va giù la Gollo, presa 40 più per lei, eccola qua Janja Gambret, elegante, brava, anche lei si sposta molto bene qui, come abbiamo visto fare prima ad Ashima Shiraishi.
e a sinistra invece c'è Anak Verhoeven, che tra le juniores, la belga, che abbiamo visto impegnata anche nella prova lead di Coppa del Mondo a Stavanger in Norvegia in questa puntata del Climbing Magazine, va a prendersi la 19enne belga l'oro davanti a Jessica Pils, Austria, e alla Chanordi francese. Eccola qua invece la classifica per quanto riguarda le Under 18: Gambret prima, Hai seconda e poi Tajima la terza per quanto riguarda il Giappone, poi a Giagollo. Ma noi andiamo sulla telecronaca del duello, le fasi finali e determinanti. McCall Londra per la finalissima, Super Skofic per la finalina di consolazione del duello maschile, Jeannicot Besserat sfida tutta francese, finalissima al femminile per Hoffen, Belgio, contro la Markovic per quanto riguarda la finalina invece al femminile. Finale, finalissima, Besserat contro Hélène Jeannicot, una questione di famiglia. Eccole qua le due ragazze francesi che si contenderanno la vittoria in questo duello, sì, rompendo quello che è stato il dominio negli ultimi tre anni di Dinara Fakhridinova, la russa che quest'oggi ha dovuto abdicare. Addio poker per lei. È tradita, tradita dal lancio iniziale, non è riuscita a esprimere la sua velocità perché è bloccata da questo lancio, e così è stato. Bella finale questa, sarà molto combattuta, ho visto sia la Besserat che la Jeannicot più o meno a stesso livello di velocità, diciamo, di tecnica, e dunque penso che sarà una sfida fino all'ultimo appiglio questa. Abbiamo parlato di tante scuole, allora la Jeannicot intanto a sinistra col numero 13, la Besserat a destra col numero 10, visto che comincia la sfida. Dicevo, abbiamo parlato di tante scuole, anche quella francese sta mettendo in mostra, già in passato sicuramente sì, ha regalato bei campioni a questa, questo sport, a questa disciplina, però negli ultimi 2-3 anni sicuramente i francesi sì, si sono davvero molto molto messi in mostra. Dicevamo anche prima proprio del ragazzo Super, no, che ha cominciato, esatto, a vincere sì, proprio quest'anno le prime prove di Coppa del Mondo. Insomma, una bella scuola anche quella transalpina. Sì, diciamo che la scuola francese dominava negli anni in cui gareggiavo io, mi ricordo François Legrand, François Lombard, i fratelli Petit hanno dominato qui ad Arco le gare di Coppa del Mondo e sono state sempre delle grandi lotte anche con la squadra italiana, mi ricordo tra me, Christian Brenna, Alberto Gnerro e tutti i ragazzi che gareggiavano a quei tempi ormai. Una bella sana sì, rivalità sì, insomma. Sì, sì. Però poi appunto hanno avuto un periodo in cui non c'era praticamente più nessuno, hanno dovuto ricostruire dall'inizio una squadra e sono giovani, stati bravi a farlo. Molto, molto, perché adesso stanno sfornando veramente degli atleti bravi, capaci, e anche nella velocità, sia nel boulder, nella difficoltà, loro sono sempre stati molto bravi, ma hanno dei ragazzi anche sia il maschile che il femminile nella speed che riescono a gareggiare al top a livello di Coppa del Mondo. Jeannicot una presa avanti rispetto a Mathilde Besserat, allora una sfida interessante, adesso allunga un po' la Jeannicot, Hélène Jeannicot, e siamo nel momento cruciale di questa sfida, è già sull'onda, arriva però anche la Besserat, si gira la Jeannicot, si gira però anche la Besserat. E allora vediamo come andrà a finire questa sfida sul filo di lana tra le due avversarie, nonché compagne di squadra. Jeannicot, Jeannicot avanti, va a chiudere 1:53:61, dunque vince Jeannicot, Hélène Jeannicot, primo posto per lei, secondo per la Besserat. La Jeannicot è stata molto brava perché ha moschettonato l'ultimo rinvio dell'onda prima della Besserat, ancora quando era coi piedi dall'altra parte della parete, e questa l'ha avvantaggiata molto poi nel scendere e risalire con estrema velocità, anche se negli ultimi appigli era addirittura affaticata, l'ho visto proprio faticare nel compiere i movimenti, però questo escamotage di moschettonare prima il rinvio lungo del tetto gli ha permesso di vincere e di meritarsi questa vittoria qui ad Arco. Attenzione perché siamo sulla finalissima, Sean McCall a sinistra contro Adam Ondra a destra, Canada contro Cecchia, una finalissima davvero di tutto rispetto, una finalissima davvero incredibile. Sì, penso che batta forte il cuore a tutti e due perché non si è abituati ad avere proprio il confronto diretto, no, con lo scalatore in questa specialità, perché nella lead si combatte solamente contro se stessi, sia da soli, sia all'itinerario, sia nelle difficoltà della via.
ed è molto introspettiva la cosa, mentre qui si ha proprio il contatto diretto con l'avversario e questo mette anche agitazione, no? Magari anche un po' di frenesia che qualche volta ti tradisce e ti fa compiere quell'errore che poi è fondamentale. Meccola a sinistra, Ondra a destra, con il 2 il canadese, con l'8 il ceco, sono lì appaiati insieme, incredibile. Sì, ci scrivono ancora, che meraviglia Rai Sport 2, cercate di non gufare contro nessuno, ci scrivono sul nostro hashtag diretta climbing, noi non gufiamo certo contro nessuno, forza allora questi due splendidi ragazzi, due splendidi climbing.